Allora, alle 4 c'è il soundcheck, mi raccomando. Ah no, aspetta, alle 5 c'è da fare l'intervista con Johnny. Chi? Johnny, dimmi direttamente. Chi è? Allora, innanzitutto voglio così per sciogliere un po' com'è andata l'ultima porzione di tour. Beh, l'ultima parte del tour è andata molto bene, considerando soprattutto il fatto del disastro degli ultimi 2 anni che, diciamo, non dava sicurezze sul continuare questo lavoro in modo normale, visto che negli ultimi 2 anni è successo un pochino di tutto e, insomma, per È stato un ora. proprio ritorno anche a respirare, poi soprattutto quello che è il nostro ambiente d'origine, i live, cioè la band nasce proprio come la nostra band, soprattutto nasce proprio come urgenza espressiva, ma principalmente dal vivo. E quindi questa assenza per noi era stata veramente gravosa, perché mancava il riscontro sul pubblico di quella che è poi la produzione magari musicale discografica, ci mancava poi il riscontro. L'esperimento di verità, Anche perché il diciamo. tour che si è fatto comunque l'estate scorsa, che è stato un tour bellissimo, chiaramente vedeva già questa specie di leone in gabbia, perché la gente era a sedere, però poi alla fine erano Sì. situazioni che tendevano ad essere incontrollabili, le persone si alzavano, secondo metà del concerto, con giustamente il promoter che a volte montava sul palco per. È stato difficoltoso e noi, appunto, come dicevo prima, veniamo proprio da questo esperimento di verità. Mettici un po' di verve. Ci metto la verba. Cercavo di essere autorevole. Sei troppo Però autorevole. autorevole e autoritario, Però se mi voglio interrompete continuamente, la domanda è finita qui. dire. Infatti, Grazie. beh. Ecco, io ho visto diversi vostri live e ho sempre avuto l'impressione che la Facciate vostra fosse schifo. Facciate che schifo. facciate schifo e che fosse un'esigenza fisica e mentale stare sul palco. Quindi, se il mondo è un palco, cos'è il palco per voi? Cantavamo fra l'altro nel primo disco, The Sì. World It's a Stage, perché suonavamo per strada, quindi figurati, rendevamo palco anche quello. Poi abbiamo reso palco anche la nostra vita, abbiamo reso palco anche la nostra vita privata, infatti è tutto finto. Mi fa molto No, piacere questo. il palco non lo diciamo solo noi, penso che lo dica chiunque, è un atto di verità, è un È momento in cui l'esperimento di verità quella davvero, ecco. musica. La vedi davvero, non mi dimenticherò mai quando uscì fuori una stanza, quando abbiamo fatto Catene come primo brano della prima data del tour di quell'anno, e per me la canzone era uscita quel giorno quando la sentivo cantare alle Esatto. persone. Quindi questa cosa prosegue negli anni con le canzoni, con un pubblico nuovo, con tutto che cambia, ma rimane questa magia che, vabbè, No, che dire. se poi diventa luogo comune, a volte nel luogo comune c'è dietro anche una verità, non sempre, però Certo, è un qualcosa ci che sono tende. anche, non ci sono più le mezze stagioni, è no, poi ci vero. sono anche tantissimi artisti magari che hanno gusto a far uscire dischi, ma non meno gusto ad andare in tour. Succede anche questo fatto qua, perché tanti lo vivono come uno Assolutamente. stress. Per noi è proprio invece il riscontro di quello che hai fatto, quindi va di pari passo, e anzi, proprio lo reifica, diciamo, in un Ecco, certo e allora perché ancora non è uscito un disco live degli senso. Zen? Ah, questa è una Lo domanda. voglio No, sapere, questo voglio rappresenta. saperlo. Vuoi la verità? Sì, Sì, voglio voglio la che verità. ci sia voglia. Ci sia voglia. Perché Come non avete voglia? ce lo dimentichiamo, perché è uno Questo è sbattimento. il discorso veramente legato all'indolenza, alla Indolenza. pigrizia. Tutti, Ce l'hanno detto in ci hanno 450, ma detto anche il voglio nostro voglia. management, Tutti, che devo sono fare un bravo, sì, che disco. devi far arrivare tecnici, fare doppio, non c'ho voglia. Non c'è voglia. Triste, Perché poi è ma. triste E che poi poi. quando moriamo, quelli che ci hanno visti possono dire: cazzo, non c'è un live, almeno io l'ho visto. Poi Ci quando muoiono anche saranno loro, i bootleg. quando muoiono anche loro. No, ora sembra una risposta presa di culo. Fare un live in modo è complesso perché serve una doppia squadra tecnica. Poi ti devi mettere a selezionare. Siccome. Vabbè, non pigliamoci per il culo, Ci abbiamo non voglia, gliene dai. frega niente a nessuno di come si fa un live, perché non abbiamo mai avuto voglia di Abbiamo voglia. farlo, punto. Dopo il primo CD autoprodotto arriva UFO, Esatto. pubblicate, Visited by the Ghost. Quindi chiedo a te, poi magari rispondono anche gli altri se vogliono, che ricordo hai di quel periodo pre-Zen e cosa pensi oggi di quel disco? Se vuoi ti dico che ricordo avevamo noi del suo periodo Sì, pre-Zen. quello che volete. No, no. No, è un momento cruciale. Io guardo, ti dico la verità, ho anche in mente di smettere in realtà. Venivo da una scena molto frammentaria, molto caotica, avevo militato in gruppi garage punk,
tutta roba anche molto interessante, ma anche molto difficoltosa da mantenere a livello, diciamo, di continuità. Quindi ti dico la verità, all'epoca suonavo con un progetto anche molto interessante per il garage, però dissi, oh, a questo punto lascio perdere, non c'ho mica più tanta voglia, se provavo ogni 2 settimane, sai quando lo vedi che la situazione si Poi incarica? qual erano gli ultimi? Quindi fase 4, Fase così 4. fase 4. Ma comunque un pochino questa cosa ti è rimasta, che vorresti smettere. Dopo 22 anni, è Sì, proprio ogni, difficile. secondo me ci pensi costantemente. No, non è vero. Vabbè, un momento anche super avventuroso perché trovo all'epoca facevano musicisti di strada, trovo questi cialtroni, Non facevamo registri di strada, facevamo schifo. facevano finta di fare qualcosa Schifo di strada. e ritrovo al Duomo col banjo, il mandolino, un fiasco di Fiasco di vino, vino. proprio una cosa proprio Tra i più fiaschi imbarazzante. del vino che Ma poi era stavano fuori. bellissimo che lui andava a giro, sapeva una canzone Vabbè, a cioè, modo, vabbè, a erano ripetizione. fichettoni e dice, guarda, se vuoi venire. Il bassista nostro va via, se vuoi venire te a fare le prove, perché ci serve un bassista, insomma ci siamo un po' già visti a giro, sempre fra concerti, centri sociali. Se vuoi venire te, mi lantava, lui deve avere contatti con la Rough Trade, con le Sì. etichette, Non era no, vero con niente, Touch non era vero Go, ah, niente. Rough Trade, Touch Touch and mi Go. lantava, deve avere contatti che poi non c'erano. Quindi si va, entro e ci troviamo subito bene, produciamo questo Visited by the Ghost, e lì comincia tutto un delirio nostro, privato, In realtà abbiamo bellissimo. rovinato la vita. Rovinato la Ah, che vita. poi per esempio io E ero poi lui è arrivato il in disco quel, io dopo. sono arrivato il disco dopo nel 2003 e io mi ricordo benissimo quel periodo che quell'album fu un disco epocale a Pisa. Era un disco che tutti avevano già, quello prima About Thieves, girava in cassetta, copiato da CD. Quando uscì quello, comunque c'era questo discorso di quasi situazionismo dei concerti loro, perché a volte al di fuori dei locali li beccavi negli spalti traffico a suonare, quindi era una presenza a Pisa che creava questa sorta di armata Brancaleone, di carrozzone che si Poi aggregava. si vinse Red Wave in quel periodo lì, quindi a quei tempi, in quel momento lì, nel momento locale, la scena locale come quella pisana, Era grand chose, sembrava. grand chose. E poi si cominciò a suonare insieme fuori regione. Sì, Ed comprò un camper. è lì che cominciò a vedere, ecco, mi ricordo per un concerto a Mestre, Porto Marghera, anzi al Vapore di Porto Marghera, concerto dove ci chiesero di fare i bis. E lì mi accorsi che avevo la prima impressione di dire, ecco, siamo fuori dalla nostra regione, ci chiedono di suonare addirittura bis. Forse, ma forse, ma forse, ma forse, veramente forse, proprio una band così di merda non è, o perlomeno riusciamo a ingannare qualcuno in maniera efficace. E quindi fu un punto di È svolta. un'età dell'innocenza che si guarda sempre al passato chiaramente con del romanticismo, però era veramente un periodo quello innocente con tutti gli sbagli dell'ingenuità anche, però era un periodo molto molto particolare. Un'Italia diversa anche musicalmente, il fatto che internet fosse agli albori era chiaramente Sì. non era marginale come il fatto, il discorso che ci fosse una dinamica comunicativa proprio totalmente Eh sì, diversa. che chi c'è c'è, chi non c'è non c'è, funzionava, tutto on Esatto. the spot, quindi se stavi in un locale andava bene, era una cosa incontestabile, cioè hai fatto una cosa, l'hai fatta, cioè, sei andato fuori dalla tua città, hai suonato, è andata bene, per noi era già un traguardo gigantesco, e poi di autoproduzione dopo autoproduzione, Quando sono entrato io, per esempio, nel 2003 c'era una situazione che era già uno scalino più su, un pochino perché più strutturata. c'era di mezzo un'etichetta che comunque dava un budget risicato, ma un budget esistente. Risicato per quei tempi era incredibile. Sì, no, risicato rispetto a. A me anche se ci davano 100 euro era Cioè, se enorme. era veramente che non c'era i soldi per pagare la strada quando si andava a suonare, spiegavano i mutui, si pagavano quei due Sì. soldi che ci davano al ritorno. Però ora, senza essere nostalgici, era un mondo diverso, dai. E si va nello Steppellini. Le prime canzoni in italiano, io inizio a seguirvi da qui.
fino a spaccarti due o tre denti, per me è un'epifania. Come mai la scelta di provare con l'italiano? Necessità personali o discografiche o entrambe? No, no, discografiche assolutamente no. In realtà personalmente da scrittore di testi e di canzoni, chitarra e voce, avrei sempre voluto scrivere in italiano. Perché a casa mia campeggiavano i grandi cantautori e altrettanto nello stesso periodo in cui scoprivo il punk americano, tutta la musica di cui mi innamorai negli anni 90. Però avevo Dalla, avevo De Gregori, avevo De André, avevo troppa roba che mi sembrava impossibile riuscire a scrivere una cosa del genere. Ci avevo già provato, ma mi faceva tutto schifo. Non mi ricordo che provini della roba che c'era. E invece poi arrivò fino a spaccarti le tre denti insieme a un altro pezzo che c'è lì, che è il primo ufficialmente. L'amico immaginario. E fino a spaccarti le denti. La primissima in italiano è Canzone di Natale. Sì. Che in realtà è del 2000, non c'era ancora nemmeno Cuccola, è quella del 2001 e poi è rimasta lì per anni. E quindi niente. Provai la voce, il modo di farlo, mi innamorai di Rino Gaetano al tempo perché capii che potevo cantare con la mia voce mediosa, antipatica e orrenda, potevo cantare in italiano comunque, perché sentivi i dischi di De Gregori, di André, dicevi vabbè io non ho quella voce lì, poi ce l'avrei avuta 20 anni dopo fumando. E niente, quindi proposto un po' di canzoni in italiano e... No, la cosa bella era vedere anche l'imbarazzo, che è il giusto imbarazzo che tutti devono affrontare quando passano dall'inglese all'italiano, perché comunque ti confondi. Non che l'inglese fosse nascondersi. No. Ci impegnavo sui testi, ma l'italiano era l'italiano. Poi, disco dopo, L'Inferno, Figlio di Puttana, Epifania di... cosa dovevo cantare, come, perché, e da lì. Se ci fai caso, Figlio di Puttana è stato il brano. Ha aperto una porta anche personale, in cui ho capito che dovevo cantare, cioè che la cosa che mi avrebbe fatto uscire da ovunque era parlare di noi. Di noi, di me, della famiglia, delle cose che abbiamo intorno, senza andare a cercare. Infine a spaccarti le tre denti c'è ancora l'idea lirica di scrivere una poesia. Vanagloria ancora, da Figlio Puttana in poi, parla come mangi, come vivi, racconta quello che vedi. Infatti poi Andate Tutti a Fanculo ha avuto una genesi, dopo Villa Inferno ha avuto una genesi. Sì, ma Figlio di Puttana, adesso l'ha iniziato Figlio di Puttana, poteva stare in Andate Tutti a Fanculo perché sono tutte nate insieme. Poi arrivò Brian Ricci per Villa Inferno e quindi frenammo il flusso di canzoni in italiano, sperando in un sogno mondiale, ma... Nella testa di mio padre ci sta l'uomo temporale, pochi lampi di genio, una sana popolare. Ci sta un canto di sirene, tipo un suono sempre uguale, e da vedere con la musica piuttosto col volare. Ecco, appunto, su Villa Inferno, è il disco che senza Brian Ricci non avrebbe mai visto la luce, nel senso che... Sarebbe stato Andare Tutti a Fanculo, serenamente. Avevamo già deciso di fare Andare Tutti a Fanculo. Però va detto che per come erano, perché eravamo arrivati non ai ferri corti, ma proprio stava perdendo dopo nel 2006, l'anno dopo Nello Scarpellini, per varie vicissitudini personali. L'ingresso di l'arrivo di Brian Ricci con l'apertura della Grand Fence, che ci sciogliesse per fallimento, come è successo con i Beatles quando arriva là c'era veramente proprio fallimento economico là c'era veramente veramente drammatico, quindi ci sta giorno, c'era quindi lui miseria. Il disco è servito comunque per rinascere. Sì, però effettivamente se non ci fosse stato Brian probabilmente non ci sarebbe stato Andare Tutti a Fanculo, ma in realtà era già il progetto Andare Tutti a Fanculo, che avrebbe compreso anche Figli di Puttana, 20 anni, sarebbero tutti stati nello stesso album. Mia madre è strana, mi dà il figlio.
Andate tutti a fanculo, è stato inserito nei 100 dischi più belli di sempre italiani, secondo Rolling Stone. Col senno di poi, anche per voi è stato così fondamentale? No. Nel senso, un il tour è stato disco, il tour è stato fondamentale, sempre per tornare a 60 dati, esatto. Una roba allucinante. No, il tour ci ha fatto capire, sfruttare. Per tornare ai discorsi prima, poi la presentazione del disco plasticamente in giro in Italia che ci ha fatto capire. Paradossalmente, quando le ascolto le pochissime volte che mi capita, dico, ma che botta c'hanno. Che anche a me non è il mio disco. Però effettivamente mi rendo conto. Però ora siamo diventati una grande famiglia e mi ricordo la sensazione perenne di essere fuori sempre. Nel senso, io mi sono sposato e divorziato in quel periodo. Sì. Essere sempre fuori casa, di avere la sensazione di montare sul palco e non sapere se a fine concerto avremmo avuto dei punti addosso, una gamba rotta. Il primo tour in cui la gente cantava i pezzi, è il primo tour in cui arrivava un pubblico proprio veramente per vedere noi cantare le canzoni. Ovviamente per me è stato epocale quello. E il disco sì, non lo so, non lo riascolto neanche io spesso. Però mi rendo conto che il disco è stato effettivamente, un immaginario fortissimo. E poi però il tour lo ha consolidato veramente tanto, che poi in realtà il pubblico del tempo è un decimo rispetto al pubblico che abbiamo oggi, perché è stato un percorso proprio... Però lì si è addensato. Però lì proprio... È iniziato quello che c'è ora. Cioè là lasciavi, so che sembra loco come del caso, però lasciavi il sangue sul palco davvero, cioè il concerto è una roba... Noi tre con batteria timpano rullante, bellissimo. Cioè era proprio una gli arrangiamenti che erano più fastosi sul disco per supplire, acceleravamo il BPM tipo di 30-40, cioè diventava un concerto fondamentalmente in alcune parti quasi hardcore. Sì, ma poi il disco era centrato, l'immaginario era perfetto, il momento storico era giusto. Io pensavo che da lì in poi, insomma, la svolta, cioè, secondo me l'avete fatta con quel disco. Sì, è palese, però non ce ne siamo accorti fino a che non sono passati 3-4 anni. Sì, poi chiaramente... No, è vero, io all'inizio sì. La svolta di numeri poi è arrivata negli ultimi 6 anni. La vera svolta è la Terza Guerra Mondiale. Sì, quella è stata proprio... Cioè, però... il secondo hanno detto a fare un culo. Io lo chiamo così, sì. Secondo... A proposito, sono state ristampati appunto Nati per Subire, Canzoni contro la Natura e la Terza Guerra Mondiale. Che lavoro è stato fatto per queste ristampe, per il vinile? E poi ditemi qual è il vostro preferito tra questi dischi e perché, ognuno di voi? Ma allora, sicuramente da collezionisti tutti e tre abbiamo rotto le palle in modo gargantuesco su tutto quello che riguarda il processo, sia di passaggio... lavorazione dei template, quindi che è dove spesso accadono gli errori più grossolani, non spesso per cattiveria, ma quando c'è il passaggio per i template, per lo sleeve, per tutto, per il vinile. Sono tre dischi, soprattutto due che avevano già comunque una grafica in artwork ricco. Poi abbiamo rotto le scatole in un momento storico in cui c'è, te ne parli tante volte, c'è una grossa problematica riguardo proprio, oltre che le materie prime, a tutte le code che ci sono nel press plant. Sì, c'è un collo di bottiglia, quindi è stato un po' difficoltoso ovviamente essere centrati e sicuri che andasse tutto per il verso. Alla fine è andata per il verso, perché ha sopperito una carenza lunghissima, perché sono stati fuori stampa tutti. Terza Guerra Mondiale è entrato senza promozione in top 10 la settimana scorsa, per dire, perché
questo evidentemente tanto tempo che la gente ce l'aveva nelle want list, si vede da, e purtroppo questa cosa qua, cioè purtroppo per fortuna anche diciamo debellata, si spera, quei prezzi folli che avevano raggiunto su Discogs nati per Milano, venduti nati per subito a 580 euro qualche mese fa, che è una cosa immorale. Sì, ci sono state delle... Come la Giri, la Giri è immorale, nel senso... C'è stato troppo tempo fuori stock e la situazione è andata fuori, proprio fuori controllo, quindi siamo molto contenti. Di questi tre, io personalmente penso alla terza guerra mondiale. Anch'io. Ma perché poi era noi abbiamo come band ogni tanto questi periodi in cui si fa delle pause, ci si fa i cazzi nostri, lui fa gli scrisoli, si faccio le mie produzioni, lui fa le sue cose, proprio perché ce n'è bisogno, proprio perché non abbiamo mai avuto problemi per questa cosa qua, ci passiamo le cose a vicenda che facciamo. E quel disco là, proprio mi ricordo, qua eravamo in una sala proprio piccolissima quando si provava a Livorno, no? E mi ricordo proprio la idea che uscivano fuori i brani. Sì, fu molto bello. Comunque tutt'oggi è sicuramente il disco che ci ha ridato ha dato un suono nuovo agli Zen. Sì. Che poi ora è andato di nuovo modificandosi, ma per due o tre dischi effettivamente. È stato un po' andati tutti a fanculo degli anni 10. Sì. Sì. La mia adolescenza è stata la prima a fuggire. Siete approdati poi a Sanremo? C'erano dei dubbi sul partecipare? No, in realtà sì, anzi, noi pensavamo di farlo l'anno prima. Non andò bene perché era un altro brano che forse non aveva senso. No, però eravamo serenissimi, perché alla fine è un'esperienza che secondo me devi fare una volta nella vita. Sì, formativa. Formativa proprio, non per quello che si crede, ma proprio anche per... Viviamo sì un po' più dalla generazione nostra, no? Quindi come sono andati a Sanremo, che ne so, 10 anni prima gli After Hours, i Subsonica al tempo, anche se loro era ancora diverso, il Blue Vertigo, cioè nel senso avevamo ancora un po' quell'idea, no, di Sanremo, dove invece il Sanremo dove siamo andati noi è stato un Sanremo pieno di amici, c'era Francesco Motta, c'era Alex Otago, sembrava insomma di essere a casa. Esatto, non era più... Quindi non abbiamo dovuto fare, ma non ci aspettavamo nemmeno minimamente che ci cambiasse la vita, eravamo consci di questa cosa. Mentre oggi mi ricordo, vedo che è di nuovo tornato una cosa che cambia la vita. È tornato in quella direzione, dice, come ci entri tu in questo tipo di contesto, dipende da te come ci entri, con quali finalità, quali tipo di aspettative. Vabbè, ma dipende anche con che brano ci vai. Con che brano ci vai, certo, tante cose. Ci siamo sempre detti, ci siamo andati con Lavorare in Dittatura, ci chiedono spesso, ma ci tornereste? Noi sento, sì, ci siamo divertiti come dei matti, ci torneremo volentieri, ma col contrario di Lavorare in Dittatura. L'abbiamo già fatto di andare lì con un pezzo difficile. Pagati per immaginare qualcosa che non puoi fotografare. Mi spiego meglio senza nascondermi dietro a cazzate scritte per caso. In questa palestra dell'orrore, ecco la pietra, ecco il peccato. Poi la cosa bella è che c'è stato proprio una... A differenza di... perché ora chi fa musica ha iniziato da poco... a un pubblico che è molto più, che accetta molto di più questa cosa qua. Noi eravamo, diciamo, l'ultima di una serie di gruppi. Noi la cosa bella è che non abbiamo perso un fan.
quei fan che erano dubbiosi, che comunque non erano erano una parte minoritaria, poi dopo che è uscito il pezzo, sì, hanno fatto ah, ok, la nostra generazione c'era questo peccato originale, questo senso di colpa, come diceva nel paese dei balocchi, chissà cosa ti fanno. In realtà poi giustamente l'essere credo benissimo, ma come le major, convinti sì, che se passassi su un major l'essere una bella, ormai le major prendono i progetti già fatti, sì, finiti, comunque a fine, una bellissima intervista, sì, di una tutto bellissima, completamente cambiato, sono rimaste, è gente della nostra generazione è rimasta agli anni 90 dei Nirvana, in cui il signore con la sigara, sì, la valigia, Big Cheese, offriva una marea di soldi a gruppi per farli diventare come voleva lui, questa cosa qui non gli conviene nemmeno più, loro spesso prendono le etichette indipendenti, le fanno diventare sussidiarie e prendono i progetti, continuano a lavorare come erano prima, sì, l'unica cosa è certo, scelta politica, quello è un altro discorso, sì, però quello è artistica, no? Rimanendo al tema Sanremo, invece è un'esperienza interessante, la cioè, la consiglio a tutti, è figa, poi lo penso, dice, ho letto una bellissima intervista, mi illuminò molto la bella intervista che fece Agnelli, Emanuele Agnelli, dice noi andammo lì pensando di portare la decadenza, quando invece poi ti accogliere, cioè l'esatto contrario, non dobbiamo fare nulla, c'è poco da decadere, ed erano anche 10 anni prima, sì, no, ora è proprio una situazione buona, no, ma poi anche perché è appassionato proprio di vedere come una macchina del genere funziona, sì, certo, è proprio bello vedere come tutta la tutti sono divertiti come le mosse, sì, 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 faticoso ma divertentissimo, ci tornerei tutti gli anni, anche io, cioè, gli anni no, uno sì, uno no, uno sì, uno no, perché è come un festival, cioè tutti gli effetti è un festival, ma da un campeggio che alla infatti fine di ogni poco fa caldo, sì, sì. No, leggendo la biografia di Dalla io la vedo molto come la vedeva Lucio, sì, Dalla, che cioè, andava, lui davvero ci andava un anno, c'erano, no, o a suonare, sì, o a presentare, o come o scrittore di canzoni o amico di quel, ed era un meeting, era il Miami di quel, sì, periodo, sì, lì, sì, cioè una roba quella poi ci becchi di tutto, non è che quindi secondo me non ho mai capito perché c'era questo odio, forse un tempo era molto più, sì, vabbè, ma ora veramente è... forse sta diventando anche troppo da un certo punto di vista, troppo, anche troppo sciallo, sì. Beh, nei giovani sicuramente sono più elastici, nei miei coetanei che poi sono anche i vostri c'è diffidenza, c'è un po' di, ma guarda che questa cosa qua nasce come quando si cominciava a suonare, c'erano queste leggende metropolitane che si credevano verità sui vari ambienti, lui è il cugino che lavora in Universo, poi quando vedi come funzionano questi ambienti ti rendi conto che è la stessa conoscenza che disinnesca poi tutte queste robe qua, è non conoscere che, ma noi in primis avevamo delle idee, poi vedi, conosci le persone, vedi come funziona e ti rendi conto che fondamentalmente non è che cambi tanto da altri contesti, cioè il bello e il brutto, senza tirare fuori i comuni, cioè nella parte indipendente, nella parte alternative, nella parte major, chiaramente se sei crass è un altro discorso, se ti fai la scelta politica io con le major non ci lavoro, la vera autoproduzione così, quello è rispettabilissimo, però se lo fai lo porti fino a noi, non l'abbiamo mai fatto, noi non si è mai fatto, perché troppo poveri per farlo, ma non sarà ragazzi. Allora, ogni volta che ascolto un disco degli Zen mi viene in mente un film del primo Virzì, in particolare Ovo Sodo, quel misto di disagio, ironia e autoironia che noi toscani riusciamo a rendere molto bene, vi ci ritrovate più o meno queste cose? Ah beh, assolutamente, qui quando l'hanno girato c'è una scena, c'ero anch'io, sì, c'ero dietro. Sì, 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 assolutamente. Non so quando mai ce ne libereremo poi alla fine del tutto. No, del tutto no, però insomma... È un atteggiamento icastico, anche un po' così se a caso. Ma anche detto che, insomma, cioè sì, c'è rimasto fra di noi, però insomma sappiamo anche eliminarlo. Un tempo eravamo i tipici toscani che dovevano farlo vedere, sì, per forza. Era più trasparente, sì, anche nel lavoro. E quindi, no, molti creando nel cristiano. Infatti stavamo sul cazzo a tutti, perché andavamo nei posti... Ora ce lo teniamo per noi e poi facciamo i seri. Ci sfoga in furgone. Questa cosa non è adeguarsi, questa cosa è crescere. Però, diverso. Però lui penso si riferisse anche a un tipo di spirito, anche sardonico. E sì, ma finché rimane nelle canzoni è bellissimo. Quello non penso che ti forgia. Rimane nelle canzoni, rimane nella nostra ironia, però... I pochi riguardi. Però... Sì, no, diciamo che c'era delle situazioni anni fa in cui veramente sei pesantemente fuori luogo, senza... Sì, vabbè. Pesantemente sì, fuori, sì, luogo. Certo.
Allora, sta uscendo, dovrebbe uscire insomma a breve, il disco di Roberto Angelini con Rodrigo di Erasmo, Sì, su Meet sul Drake, esattamente. E mi sono rivisto recentemente il documentario in cui sei anche presente te, dove raccontavi che hai ascoltato quel disco, c'è cioè anche nel libro, in un momento particolare della tua vita. Il disagio fa creare opere migliori o più interessanti? In realtà non credo, anche perché spesso si parla, no? Si contestualizza il disagio anche il disagio economico, cioè le persone che vengono da situazioni. Non è vero, perché Nick Drake veniva da una situazione, per esempio, Classe di media, famiglia sì. meravigliosa, con la mamma musicista, la L'amavano. sorella stupenda, a persona che aveva problemi, per esempio, di depressione, che quello Non sicuramente è necessariamente. comune nella musica, ma non è Non necessario. necessario, anche se andiamo a vedere tantissime cose stupende Esatto. che sono uscite proprio. Quindi non credo sia obbligatorio. Però ci sono degli esempi, cioè io penso per esempio a un disco come Neandra, la Dez, John Frusciante, che è uno dei miei dischi preferiti di sempre, che sono dei dischi che rappresentano il disagio di più nella storia della musica insieme a Pornography e The Cure, che quando però si allineano in negativo gli astri, a volte quella roba là riesce a tirare fuori delle robe Incredibile, certo. incredibili, però non è una costante. Comunque, insomma, in poche parole è molto anche semplice, no? Insomma, si nasce, si vive e poi si muore. Quindi questo, se viene da se racconti la vita, la musica c'è questa possibilità di fare double Certo. face, no? Di essere la musica che ti tira su, Sì, che non ti fa perché pensare, lo più ci sono semplice del anche, mondo, oppure esatto. di ricordarti ogni secondo Poi ci sono che. state produzioni eccezionali, musicali, dischi eccezionali, prodotti da gente che stava Sì, sì, benissimo sì, sì. e rilassatissima. Pensiamo per il primo album dei Traffic, che è un disco che mette di buon animo ed è fatto da gente che se la passava benissimo, serenissima. I Ramones non se la Ramones, passavano benissimo loro però la personalmente, musica ma la mette musica che bene, facevano zero, zero zero, disagio, cioè un zero disagio più disagio. pazzo, sicché sì, sei molto Molto variegato. bella, la musica è bella proprio per quello. Sì. Ovvio che quando insomma, uno è affascinato dal lato oscuro, nel lato oscuro trova Sì, anche quello sì. il lato invece chiaro. Però non credo sia necessario, ecco, obbligatoriamente. Perfetto, chiudo questa prima parte chiedendovi, visto che insomma il primo documentary era uscito nel 2011, che è presente sul vostro sito, sul vostro canale YouTube, scusate, lì c'era una sorta di bilancio. Bilancio ad oggi degli Zen? Siamo vivi, ti sembra Siamo poco? vivi. Io pensavo di arrivare massimo a 35 anni. Sì. Quindi io lo metterei come Bilancio unico bilancio. Poi quello eccellente. che arriva, arriva. Da quel punto di vista, il bilancio è sopra le più alte Sopra, aspettative. no, stiamo tranquillo. riuscendo a fare quello che amiamo, come lo vogliamo. Insomma, non è qualcosa di scontato. No, un ottimo bilancio. Tra l'altro, incredibile, veramente, se ci penso oggi a periodi da cui siamo partiti chiacchierando, fine 90, metà 90, se penso oggi e mi sono detto, anzi il mio psicologo mi ha detto cosa direbbe Andrea di oggi e l'Andrea di quel periodo lì. E ci ho pensato seriamente e ho detto investi in Bitcoin perché Grande occasione mancata, ci è passato davanti a tutti. A parte quello, non avevo niente da dirgli che Wow. potesse andare meglio, per fare andare meglio, hai capito tutto. Sì, non si È può. una bella cosa, se ci penso. Investi in Bitcoin, quello poteva Quello aiutare. sì, lo dire. Però per il resto non è che gli potevo dire zitto. C'è qualche legame col film di Monicelli nel titolo del disco nuovo? Monicelli, chi? Ha fatto un film con quel. Chi? Monicelli ha fatto un film con quel titolo? Sì, Sì, io dubito che nel 94 abbia fatto un film con quel titolo. No, ma Monicelli chi? Il regista era Monicelli Monicelli. Mario, è presente? No, Mai no, sentito, mai no. sentito. Deve essere toscano il Sì, cognome. no. Prossima domanda. Avete pensato ai cari fottutissimi amici, cioè a tutti gli artisti, eccetera, eccetera, prima di iniziare a comporre le canzoni nuove, oppure vi è venuto in mente no? Allora, una parte di quelle canzoni sono canzoni che erano state registrate per l'ultima casa accogliente. Ma poche, Oh, tre, insomma. due o Due o tre, tre, due sì. o tre. E non erano state scartate, erano Tenute da tenute da parte. parte. Erano molte, sì, non erano, diciamo, appunto, ho detto lui, non erano
roba avanzata. Quindi ci voleva un po' fare roba, anzi, uno doveva essere il primo singolo. Nella prima idea Valsano uno doveva essere. E poi ci è venuta fuori questa idea durante... È stato tutto colpa della pandemia piano piano. Sì, perché... per gemmazione, capito? Da un brano, dice questo si questo lo facciamo, questo, perché non facciamo... Alla fine è venuto fuori un disco, cioè abbiamo talmente tanti brani che abbiamo detto, ormai facciamoci un disco. Ma è stato un processo ed ed è stato bellissimo, ma un canaio. Tipo Andrea sì, non lo può ancora sentire. No, io penso che non... Perché mettere d'accordo noi tre è già un inferno. Sì, mettere d'accordo... Le tre più altri 11 entourage. Penso che saranno una tantum, perché sto veramente... Però è stato bello, bello. È sicuramente il disco più compilation della storia degli Zen. Ecco, se fai caso, nella nostra discografia c'è sempre un concept alla base. Ovviamente in questo disco te concettualmente non c'è, anche se l'amicizia torna spesso, ma comunque non c'è. È una compilation di collaborazioni. Alcune con amici storici di sempre, altre molto meno immaginabili precedentemente. Se alcune sono proprio... Per esempio Carboni... in realtà molti ci sono rimasti Speranza. Invece a noi piaceva tantissimo Speranza. Sì, diciamo che sono la cosa bella, che ora non è che si deve dire che piaggeria, è che sono tutti featuring con... persone che comunque in un modo o nell'altro apprezziamo. Certo. Per dire Luca Carboni, è uno dei miei idoli dell'infanzia, con mia sorella, cioè proprio... Quindi per me è stata anche un'emozione andare in studio e... È veramente, ha detto bene lui, compilation anche come modo, perché alcune sono state appunto generate da amicizia, ventennali come quella col Motta, altre sono state d'occasione, per esempio 118, parte parlata, ci prova lui, ma un attore... Ci sarebbe un attore. Tu che stimiamo, che si conosce. Vai. Quindi alla fine si sono tutte unite e noi abbiamo unito questo disco di collaborazione. Ci stava assolutamente tanto anche dopo questa pandemia che ha zoppato un po' ovviamente sia il tour che anche l'uscita di L'Ultima Casa Accogliente, perché poverino è un disco che doveva essere fatto in America, è arrivata la prima ondata della pandemia, dovevamo promuoverla, è arrivata la seconda ondata, dovevamo fare il tour, è arrivata la terza ondata. E a questo punto, facciamo un altro disco. Abbiamo fatto una cosa diversa, più leggera, più divertente, più pensata, meno pensata e più capitata. Sì. Ma anche più faticosa. Paradossalmente più faticosa. Perché ogni artista c'aveva la sua agenzia, c'aveva il suo referente. Però ce l'abbiamo fatta. Ma ce l'abbiamo fatta, sì. E siamo molto contenti. Tra l'altro, insomma, aperto il pre-order, sta sfoando. Sì, sta andando. Sfoando è proprio questo italiano. Scusate. Sta andando a fare. Sta galoppando. Galoppando. E nello stesso sogno siamo ancora qua. Ma esiste un radio edit del singolo con Motta? No, perché dovrebbe esserlo? No. Per me è ovvio che no, perché io amo i brani lunghi, quindi non diciamo il discorso. È un regalo, ma non un singolo di 12 minuti... Non è pensato per la radio, quello che uscirà a breve... Diciamo che il primo vero singolo è quello che esce. Questi due sono quelli che chiamano i giovani street single. E poi c'è anche da aprire un bel discorso, proprio noi avevamo voluto con quel brano lì anche... fare anche uno statement, certo. Dire, cioè la musica deve anche parlare, con i tempi che c'ha, cioè non è, cioè solo chi se lo può permettere fa il singolo di 8 minuti e mezzo, Black Sabbath, l'album 13 comincia con singolo. The God Is Dead. Però è che lo possa fare solo Black Sabbath, chiunque vuole far ascoltare. Anche andare tutti a fanculo, che dura 8 minuti. Sì, ma per dire, non è un disco pensato con l'ottica... non necessariamente penso con le ottiche popolari o radiofoniche. Se la musica deve camminare, ci è scappata la mano col Motta dopo 20 anni che ci chiedevano tutti fate un pezzo insieme, per forse il pezzo della nostra. E poi è un pezzo quello che veramente è una roba suonata. Cioè, sono state due sessioni di tour, una a Livorno e una a Roma, in cui proprio devi suoni e quindi cosa succede. Quindi poi il brano scappa. Che è anche un modo di produrre le canzoni ultimamente, che per via dell'evoluzione proprio del digital workstation, del tipo di produzione, è sempre di meno così, si tende più a lavorare sulle preproduzioni in casa e poi a svilupparle in studio. Quello partiva sì da un canovaccio, però poi c'è proprio le improvvisazioni in studio, e secondo me si sente. Poi può piacere o non piacere, come ha detto la mia mamma,
vi siete totalmente impazziti, fare un singolo troppo lungo, 12 minuti, e ho fatto mamma. La musica. Anche a mia mamma non ha detto. Ma mi gabbano King Crimson, cosa vuol dire? E mamma ha detto dura troppo, che palle. A mia mamma è peggio del pubblico. Sì, la Tiziana è incredibile. Come vesti che è il pubblico ultra teen di oggi. Se voi doveste invitare qualcuno per metterlo in questo speciale che farò io, insomma, sulla vostra storia con degli spezzoni di questa intervista, chi scegliereste? Penso Francesco Motta. Ma sai, Francesco poverino già ci ha sopportato per tutti questi anni, fargli anche fare questa cosa. No, non so chi metteremo, sono quelle cose che è giusto che decidano gli altri, perché sì. È come se ti facessero scegliere l'attore che ti deve interpretare nel film della tua vita. È orrendo, lo deve scegliere il regista, non te. Sì. Non può essere te il regista. Quindi no, non lo so. Sarebbe bello vedere chi chiameresti te. Chi chiameresti? Sicuramente Motta. Vabbè, sicuramente anche Emma, perché insomma, lei quanti anni ha? 20, 21? No, 20, più che altro lei c'ha un'altra marcia. Più che altro ce l'ha qui. Più che altro ce l'ha qui. No, c'ha un'altra marcia proprio. Mm. Sì, no, generazione nuova, bello, giusto. Generazione vecchi, Motta generazione di mezzo, Emma generazione. È difficile staccarsi e capire, no, quando invecchi, però quando arriva una nuova generazione spesso non è facile capirne le doti, perché c'è comunque questo muro. Yeah. Quella secondo me è una dote enorme, è capire il nuovo che arriva e riconoscere le qualità, perché te sei stato il nuovo che arrivava per qualcuno che era più vecchio di te.